Allora, oggi presentiamo l'ultimo libro del nostro amico Antonino Galloni, per gli amici Nino, visto che nelle piace sì, film Antonino. I mistici hanno detto i numerologi che fanno le lettere della A e la più importanza della. Quindi devo iniziare con la. Allora, il libro si chiama L'altra moneta, umanesimo e natura, dall'avere all'essere, un nuovo rapporto tra religione, economia e scienza. Quindi già la parafrasi del titolo deve essere sufficiente a presentare tutto. Io farei faccio una breve introduzione, diciamo, riassumendo un po' il libro. In realtà più o meno leggo l'introduzione che abbiamo pubblicato, e eventualmente, perché partirei da questa traccia, perché il libro si divide. Aspetta, no, volevo dire, visto che no, se qualcuno si vuole sedere, qui ci sono delle sedie, magari vi mettete qui tanto. Ci sono sedie anche di là. Allora, quando uno, per chi conosce Nino Galloni, pensa a un libro di Nino Galloni, si immagina un libro di economia, magari sulla moneta. E, a parte che se uno ne ha letti tutti non è sempre stato così, perché mi ricordo per esempio la moneta copernicana, in cui non si parlava soltanto di moneta ma già c'erano dei decenni proprio nella storia dell'umanità. Questo infatti è un libro molto eclettico, in cui ci sono dei passaggi da economista, sicuramente tecnico, perché poi Nino è un economista sia teorico che applicato, è stato dirigente pubblico, insomma, quindi non fa solo teoria, proprio conosciuto l'economia pratica a livello politico. Però poi si parla di temi come la storia dell'umanità a livello antropologico, la storia delle religioni, e addirittura ci sono dei passaggi che potremmo definire quasi di tipo mistico, perché qui si parla proprio della necessità di rifondare la civiltà a partire da una nuova relazione tra l'essere umano e il sacro. Insomma, io leggendolo, considerando che sono 160 pagine scritte neanche troppo fitte, ci sono una marea di spunti. Poi in particolare noi del Partito Umanista siamo molto contenti di presentarlo, perché ci sono tantissimi spunti che sono sorprendentemente vicini ai nostri temi, alle tematiche che portiamo avanti da tantissimo tempo. Però sappiamo che in questo caso è proprio una contaminazione parallela, cioè che Nino è in sintonia con noi, ma né noi siamo stati influenzati da lui e né lui da noi. È come sono quelle sorte di affinità elettive, ogni tanto uno incontra delle persone con cui si capisce, e questo è anche interessante. Allora, il libro è diviso in tre macro aree. La prima è di tipo, diciamo, storico, si analizza proprio la storia dell'umanità partendo dal passaggio dal neolitico all'agricolo, quindi l'inizio della civiltà agricola, e dividendo le tappe successive in agricola, industriale, e andiamo vicino a noi, poi post-industriale e addirittura post-capitalistica, con anche l'accezione di turbo capitalismo. Quindi questo poi sarà un punto che chiederò a Nino di. Quindi, diciamo, propone proprio una suddivisione di tutta la storia da centinaia di migliaia di anni fa ad oggi, con delle tappe che si accorciano nell'ultimo periodo in modo esponenziale, mettendo l'accento sulla fine della scarsità, che dagli anni 60 del secolo scorso apre il campo a un cambiamento di fase dell'umanità, il passaggio all'economia dell'abbondanza. Cioè, dall'agricolo fino all'industriale siamo nell'epoca della scarsità, da lì in poi siamo nell'epoca della potenziale abbondanza, e questo è un passaggio che sembra banale, ma invece è un punto veramente fondamentale. In tutto questo si inserisce il tema monetario, perché diciamo la moneta, c'è fiumi di letteratura su questo, sul tema che la moneta è collegata al debito, arriva prima il debito la moneta, cioè prima l'uomo la gallina, Greber dice debito, altri dicono la moneta. Comunque fondamentalmente fino a un certo punto la moneta serve per gestire la scarsità, e quindi è basata sul debito. Mai una civiltà basata sulla potenziale abbondanza, non c'è una scarsità da distribuire, c'è un'abbondanza da ripartire. E quindi
qui si capisce perché Nino insiste da tanto tempo su questo concetto della moneta positiva, cioè di una moneta che invece di essere messa a debito venga emessa con segno contabile positivo, che è una cosa che può sembrare un artificio contabile, una cosa da tecnici, da ragionieri, invece ha un significato profondo proprio dal punto di vista giuridico, perché diventa giuridico e quindi di fondamento sociale, perché diventa una moneta che serve a distribuire delle risorse che sono potenzialmente abbondanti, e quindi non c'è più nessun bisogno di distribuire queste risorse a partire da un debito che implica scarsità. Questo è un altro punto che poi appunto chiederò di... Mi ha colpito perché è proprio uno, questo in particolare è uno dei punti che ci trova più in sintonia, proprio è anche una nostra fissazione questo passaggio. Poi nella seconda parte del libro Galloni analizza la situazione attuale del mondo, quindi è un libro, diciamo, in cui articola dal suo punto di vista tutta l'attualità, suddividendo il pianeta in tre aree, quindi i paesi emergenti ed emersi come la Cina, che sta entrando come gli altri paesi, diciamo quelli dei G7 eccetera, nella fase post-industriale, e paesi più antichi in industrializzazione invece che tentano di rilanciare il PIL, come gli Stati Uniti di Trump, invece di comprendere come occorre un mutamento di paradigmi economici e monetari, perché si trovano, cioè i paesi, diciamo, tra virgolette più avanzati, quelli che sono già nella fase post-capitalistica, si trovano in questa crisi di civiltà in cui non sanno come barcamenarsi per uscire da questa crisi perenne. Poi è chiaro che ci sono anche intenzioni, cioè, non si può ridurre, cioè non possiamo ridurre la cosa a far sembrare che uno non riesce a uscire dalla crisi, ci sono anche delle forze in campo che non vogliono uscire dalla crisi, però diciamo che i popoli di questi paesi non sanno come ottenere la possibilità di uscire da questa crisi, mettiamola così. E poi ci sono i paesi poveri e in ritardo di sviluppo, che però sono quelli che stanno crescendo di più a livello demografico, che, dice Galloni, potranno modificare il loro destino solo se sapranno abbandonare l'esportazione delle materie prime, dei semi lavorati e delle merci ad alto contenuto di lavoro sottopagato per far crescere la domanda interna e sostituire le importazioni. E questo sarebbe il modo anche per scongiurare questo cosiddetto fenomeno della migrazione di massa, cioè in pratica l'origine di questa esigenza di migrazione è data dal fatto che questi paesi si ritrovano a essere obbligati in qualche modo a produrre cose in regime di povertà, semilavorati, materie prime, quindi a non poter mettere quel valore aggiunto e non poter fare quelle produzioni necessarie al loro mercato interno che garantirebbero uno sviluppo opportuno delle loro popolazioni. Infine, nella terza parte del libro si apre proprio il campo alle prospettive future e si apre innanzitutto con questo bivio tra la scomparsa dello Stato, quindi questo internazionalismo antisovranista nel senso proprio che lo Stato è superato e quindi che può essere sovrano. È un'ipotesi. Sì, no, queste sono le due, è un bivio ovviamente. Non è... E l'altro invece è la ripresa dello Stato grazie al rafforzamento dei principi democratici e il superamento del paradigma ultracompetitivo proprio del liberismo. Mi sembra che, cioè, che si propenda per questa seconda, per favorire questa seconda ipotesi, per passare proprio a una cultura basata sulla cooperazione. Cito una frase: forse è venuto il momento di cercare di riassumere le componenti di un possibile cambio di paradigma prossimo venturo, capace di liberare gli umani dal bisogno, dall'isolamento e da ciò che opprime la piena espressione della loro potenzialità. Che è proprio il, cioè è evidente, questo è proprio il motore che potrebbe spingere verso un cambiamento, che adesso sembra così impossibile, cioè in questo momento in cui sembra che il frame ormai è questo neoliberismo che ci spingerà in un medioevo triste dominato dal denaro, forse questo tipo di aspirazione potrebbe aprire il campo a un futuro diverso. E qui entriamo in un punto fondamentale. Nell'introduzione Galloni proprio parla del fatto che in questo momento non ci sia una nuova religione. Uno dei punti che mi ha colpito, no?
è evidente che qui parla di nuova religiosità, cioè una nuova relazione tra essere umano e sacro, che non vuol dire necessariamente il superamento delle religioni tradizionali, ma come si pone l'essere umano con il religioso. Ecco, quindi. Sì, ecco perché c'è ancora questa caratteristica dell'umano all'ordine del giorno. Infatti diciamo che una delle le condizioni poste affinché sia possibile quel passaggio di cui parlavamo prima hanno proprio a che vedere con la definizione stessa di umano, cioè questo è un momento in cui l'essere umano si deve chiedere: ma cos'è un essere umano? Perché siamo anche in una fase in cui l'essere umano viene equiparato agli animali, quindi io non devo mangiare la carne perché commetto violenza come se mangiasse un essere umano, posto che uno può rispettare la scelta vegetariana o anche vegana perché prova compassione per gli animali. Equiparare la violenza a un essere umano, a quella a un animale, è un concetto, perché poi si passa alla violenza contro le pietre e non può più fare niente, cioè l'essere umano diventa una cosa. Invece il tema è: cosa differenzia l'essere umano da tutto il resto? E questo ha a che vedere con il suo rapporto col sacro, con l'intenzionale, con queste sue capacità un po'. Che non voglio parlare tanto di questo, quindi ti interrompo perché così lo togliamo dalle cose che dovrò dire dopo. No, dicevo che una delle caratteristiche dell'umano rispetto all'animale è l'autoinganno. E l'autoinganno è parente di tutta la tematica della fiducia. E la fiducia quindi è un elemento fondante dell'economia, soprattutto finanziaria, ma ha a che vedere anche con la religione. Quindi hanno preparato, a San Pietro già hanno preparato la legna per il rogo del professor Galloni. Ieri sera ne parlavamo per autoinganno, cioè, perché quello c'è proprio un passo. Cioè, però non c'è proprio un passaggio in cui parla di questa capacità di autoingannarsi, no? Che potrebbe sembrare un punto di vista, diciamo, degradante della coscienza umana. Invece si tratta della capacità di autosuggestionarsi fino a modificare la realtà. Quindi io penso che si intende soprattutto quello come autoinganno. I cimiteri, esatto. Tutti i funerali, tutte le mitologie. Quindi anche tutto il tema del rito. E comunque in un passaggio, un altro passaggio che non è quello dell'autoinganno, dici proprio che comunque vari passaggi si parla proprio della relazione dell'essere umano col trascendente e con l'immanente, questo rapporto, no? Anche nelle civiltà sviluppate sono state quelle più volte al trascendente, quelle più volte all'immanente, a seconda della religione di cui si trattava, ma che in questa fase occorre ripartire in questo rapporto con l'immanente e il trascendente a partire dall'interno dell'uomo stesso, cioè siamo arrivati, e qui c'è un passaggio fondamentale, cioè l'arrivo dell'economia della fase dell'abbondanza mette l'essere umano di fronte a una nuova tappa religiosa. Ricordiamoci che le religioni monoteiste nascono con la tappa agricola. La tappa industriale, potremmo dire che è stata industriale e post-industriale, secondo Benjamin per esempio, viene dominata dalla religione del capitalismo, che comunque è di derivazione, questa è una mia ipotesi, poi magari mi dire, che è di derivazione abramica, però è proprio questa religione spietata basata sulla colpa e sul debito. Cioè Walter Benjamin parla, che è un filosofo marxista dei primi anni del Novecento, parla proprio di questo capitalismo come religione, la religione più spietata che abbia mai avuto l'umanità, in quanto il cristianesimo prevede l'espiazione, il capitalismo no, è un debito inespiabile. E oggi diciamo c'è la prevalenza di questo denaro a debito, quindi questo debito denaro divinizzato, desacralizzato, ma divinizzato in quanto una religione che è religione in quanto caratterizza tutta la vita delle persone. Noi stiamo tutto il tempo a pensare allo spread, al denaro, al debito pubblico, uno si sveglia la mattina e dalla mattina alla sera sta in questo tema dell'avere i soldi per fare le cose, il futuro è determinato da questo, il passato pure. Però potrebbe essere che è in arrivo un altro tipo di religiosità basata su qualcos'altro, che superi questa fase, e sembrerebbe che tutto questo non può che partire dall'interno dell'essere umano, perché è una fase in cui ormai l'essere umano è cresciuto e deve fare i conti con se stesso. Questo era un passaggio. In tutto questo
cioè l'altro termine, umanesimo, in quanto una cosa che dice Galloni, non solo Galloni, diciamo proprio nell'epoca del passaggio dal neolitico all'agricolo, si passa dalla civiltà matriarcale a quella patriarcale con qualcosa di tremendo che succede al femminile, cioè il maschile si sente minacciato dal femminile, cioè il mito di Gilgamesh, no? Per esempio, in cui Gilgamesh rifiuta la dea trattandola malissimo, trattandola quasi come una meretrice. La dea è proprio la getta per terra, e perché c'è questa fase in cui il matriarcale viene messo da parte e da lì in poi, in tutta la tappa agricola e industriale eccetera eccetera, il maschile cerca di dominare. Sembrerebbe che oggi, se vogliamo superare la tappa di civiltà, bisogna riequilibrare questo rapporto tra maschile e femminile, magari evitando che prevalga uno dei due, però insomma creando un rapporto equilibrato. Ecco, insomma, quindi c'è veramente tanta roba, si potrebbe dire, perché si parte da, cioè, c'è un mini saggio di storia antropologica, un mini saggio di situazione geopolitica di attualità e alcuni spunti sul futuro, non solo economico, ma anche proprio di come lanciare una nuova civiltà. Io l'ho trovato molto interessante, in certi passaggi sicuramente saranno da sviluppare, ma sono sicuro che magari nasceranno altri 5 saggi da questo libro. E a questo punto lascerei la parola a Nino. Io vorrei essere abbastanza sintetico, anche se poi in fondo questo mio intervento è abbastanza inutile, perché ricalcherò quello che hai detto tu e rifarò un po' il senso di questo libro, lo schema, poi dopo magari mi piacerebbe che ci fosse più spazio possibile per eventuali domande. Comunque, diciamo che la storia umana potrebbe idealmente dividersi in tre fasi e noi siamo all'inizio della terza, con poca consapevolezza di questo grande cambiamento, come dirò meglio tra un attimo, e questa poca consapevolezza è tutta la cifra del nostro disagio, della nostra sofferenza, perché capiamo che non ce la facciamo, così dei soldi in termini materiali, che non ci bastano, no? Perché le spese aumentano e le entrate no, chiaramente. Quindi si assottiglia quella classe media benestante e aumenta quella classe media malestante, perché allora poi ce la prendiamo con le tasse, ce la prendiamo con lo Stato, ce la prendiamo con i politici, tutte cose che hanno un fondamento pratico e logico. Ma in realtà dovremmo, secondo me, rivisitare tutto il meccanismo economico, almeno quello, per non dire cose che sono anche più importanti per certi versi. Allora, diciamo che la prima fase della storia dell'umanità è la più lunga, arriva fino a 10.000 anni fa, quindi parte dagli albori, in cui c'è un rapporto diretto con la natura, non a caso c'è una religione immanente, ed è quello così dell'umanità cacciatrice e raccoglitrice, cioè quello che l'umanità offre. Ovviamente il limite di questo tipo di situazione è il rapporto, cioè la demografia, perché è chiaro che un territorio può reggere un numero limitato di persone che vivano esclusivamente di caccia, pesca e raccolta dei prodotti così come la natura ce li offre. Nel momento in cui, questa è un'ipotesi che è stata fatta, non da me, e che condivido, per ragioni legate ai cambiamenti climatici e ad altri fattori vari, aumenta la popolazione mondiale, quel modello lì non è più buono e gli umani immediatamente e contemporaneamente, all'incirca 8.000 anni prima dell'era cristiana, 10.000 anni fa, inventano l'agricoltura, che cambia tutto. Perché? Perché cambia il rapporto con la natura. Si deve arare, si deve aprire, si deve sfondare,
si deve seminare, si deve irrigare, conseguentemente questa è la parte civile e di là c'è la selva selvaggia, aspre e dura, che nel pensiero rinnova la paura, quindi ci sono le forze incontrollabili e conseguentemente Dio diventa trascendente, la religione, la divinità, perché poi io questo lo faccio per completezza di analisi, diventa trascendente. Cambia il rapporto tra maschile e femminile, come dicevi tu. Allora, qui ci sono due notazioni. Una cosa che credo di avere dato un contributo così, magari l'ero smentito, che esistesse, e questo giustifica la contemporaneità e la immediatezza di questo cambiamento tecnico che riguarda l'inizio dell'agricoltura in varie parti del pianeta, che esistesse una elite depositaria di conoscenze che servivano abbastanza poco, marginalmente, al cacciatore raccoglitore e che sono invece fondamentali per l'agricoltura, conoscenze di carattere astronomico, conoscenze di cicli della luna, dove si trova l'acqua, tutte queste cose qua. Rifacendomi ai misteri orfici e anche ad altri misteri da Pirice eccetera, dove il maschile è rappresentato quasi di riso in modo ridicolo e il femminile invece ha una posizione predominante e razionalizzante, ipotizzo, questo forse è uno dei contributi delle originalità di questo testo, che esistesse questa elite prevalentemente femminile che consente il passaggio, la grande rivoluzione nell'agricoltura. Ma poi l'agricoltura si lega con la proprietà, si lega con la problematica della trasmissione all'erede che deve essere certo e quindi alla monogamia femminile. Quindi paradossalmente avviene quello che diceva prima Valerio, cioè la donna viene messa sotto, viene costretta a delle cose e anche la elite diventa più maschile che femminile, tanto che le donne esistono in queste elite nei millenni e nei secoli successivi, ma è un'eccezione, non è la regola. Questa seconda fase, che parte dall'agricoltura, va avanti fondamentalmente senza sostanziali cambiamenti né sul piano del rapporto tra maschile e femminile, né sul piano del rapporto con la natura, né sul piano della religione, che rimane appunto trascendente di là, ma ha due caratteristiche legate fra di loro che la caratterizzano fino alla sua fine, nella sua evoluzione di questa seconda fase. Il primo aspetto, come ricordava sempre Valerio, è quello legato alla moneta, perché mentre nella fase 1 non c'è la moneta, perché non si vede a che cosa dovesse servire la moneta, lo scambio avviene, ma è solo uno scambio d'uso, non è uno scambio finalizzato allo scambio. Qui invece compare immediatamente la moneta. Qual è il passaggio, dico sempre io, da un'economia non monetaria a un'economia monetaria? Il passaggio all'economia monetaria non avviene perché c'è la moneta, ma avviene perché tutti i beni vengono calcolati, giudicati in una comune unità di misura. Non importa che siano pecore, vacche, pezzi di stagno o di bronzo, conchiglie o qualunque altra cosa. L'importante è che questa moneta, capire che questa moneta è per definizione, cioè l'unità di conto, illimitata, perché tutto può essere calcolato, valutato in questa moneta, e il passaggio successivo, una cosa ben diversa invece, è l'unità, è il mezzo di scambio. Perché mentre la moneta nella sua essenza è illimitata e, come dire, teorica, la moneta mezzo di scambio è materiale, deve esserci, e perché abbia una sua funzione deve essere scarsa, perché se tutti hanno
tutta la moneta di cui hanno a disposizione, la moneta diventa come l'aria, ne utilizziamo quella che ci serve. Se invece noi non avessimo questa, non vivessimo in questa situazione, mettiamo che l'aria, facciamo un esempio, che l'aria fosse scarsa, cosa succederebbe? Che tutti cercherebbero di accaparrarsene di più per avere la riserva d'aria, magari per il giorno dopo, perché giovedì manca l'aria, allora bisogna fare incetta di aria, allora l'aria avrebbe un prezzo, un valore, un costo, no? Non ce l'ha perché è, diciamo così, illimitata, cioè adeguata alle esigenze della umanità. Così è per la moneta. L'altro aspetto è l'evoluzione dell'economia, che poi culmina nel fenomeno capitalistico, di cui poi parlo, adesso non c'è tempo di approfondirlo. Quindi questa seconda fase ha, per così dire, una sua sottofase dirompente, che mentre quella dei raccoglitori, cacciatori può riguardare centinaia di migliaia di anni, quella dell'agricoltura abbiamo detto da 10.000 anni più o meno a questa parte, questa sottofase dell'agricoltura, che è l'industria, la facciamo convenzionalmente cominciare con la rivoluzione industriale, quindi circa 200 anni, vedete come si stringono i tempi, prima parliamo di centinaia di migliaia, poi decine di migliaia, adesso sono centinaia di anni, solamente 200 anni, si evolve l'economia, il modello industriale, diventa post-industriale. Che vuol dire il post-industriale? Vuol dire che mentre nell'industriale si eliminavano gli addetti nel comparto agricolo, ma non perché l'agricoltura perdesse di importanza, perché comunque mangiare dovevamo mangiare e l'agricoltura ci dava da mangiare, ma mentre prima ci lavorava 1 milione di persone in un determinato territorio come agricoltori, adesso ce ne stanno 10.000, 5.000, 200, no? Questo è, e vengono assorbiti dall'industria, anzi c'è tutta lo studio di questo fenomeno dell'urbanesimo, degli inizi della rivoluzione industriale, rimando per tutti al miglior testo a proposito, che è il primo libro del Capitale di Marx. Nel posto industriale che cosa succede? Che gli addetti all'industria non crescono più. In Italia questa esperienza l'abbiamo vissuta a partire dopo il 1980, ha coinciso col divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia dell'81, ma non è solo quello, è che però gli addetti vengono assorbiti dal terziario, dai servizi, quindi nella società post-industriale continua la diminuzione dell'agricoltura, ma inizia la diminuzione dell'industria e c'è l'aumento dei servizi. Anche la società post-industriale però finisce, e questo è sfuggito, ed è il secondo contributo, e credo di avere dato originale in questo testo, alla maggior parte degli osservatori. Perché è sfuggito? Io faccio un'ipotesi, perché ho detto, le accademie, i mezzi di informazione e la politica si sono tutti concentrati esclusivamente su un fenomeno, lo zero virgola. Si parla solo dello zero virgola, i grandi cambiamenti strutturali sono sfuggiti quasi a tutti gli osservatori. Invece noi siamo passati da un'economia post-industriale a un'economia post-capitalistica. Quali sono i due sintomi di questo passaggio e quello che concretizza tutto il nostro disagio? Che nei comparti ad elevata redditività, a parte la finanza, parlo dell'economia reale, quindi la manifattura, l'energia, una piccola parte dell'agricoltura, quella appunto organizzata in condizioni capitalistiche, e i servizi ad alto valore aggiunto, la domanda di lavoro è decrescente, ma nei comparti dove dovrebbe crescere l'occupazione, perché abbiamo bisogno di servizi di cura dell'ambiente, di servizi di cura delle persone, di servizi di recupero del patrimonio esistente, l'occupazione non può crescere perché il fatturato è più basso del costo, quindi in condizioni economiche, ovvero capitalistiche, ovvero di mercato, non possiamo gestire questa fase dell'economia. Qui sono i problemi che dobbiamo risolvere, e lì innesto la questione del rapporto con le banche, che possono fare prestiti a tassi di interesse negativo, qui nel libro poi si spiega di che si sta parlando, e la moneta non a debito che solo lo Stato può immettere nel sistema, che, di cui si conosceva l'esistenza anche nel passato, ma che era sempre stata
considerata dai ben pensanti come qualcosa di estremamente pericoloso. Perché? Perché quando uno Stato immetteva questa moneta non c'era abbastanza produzione, risorse, capacità tecnologiche e scoppiava una botta inflattiva distruttiva, e quindi gli economisti mettevano in guardia i sovrani dalla emissione di questo tipo di moneta. Oggi che invece le tecnologie ci hanno fatto uscire dalla scarsità, perché c'è una capacità produttiva pressoché illimitata, l'immissione di questa tipologia monetaria non creerebbe inflazione, ma raggiungimento di un miglioramento delle condizioni economiche. Questa è la grande principale sfida della politica, è quella di immettere questa tipologia di moneta. Tanto per fare un esempio, alla fine della prima guerra mondiale, siccome non avevano più sterline né oro che facesse da sottostante delle sterline gli inglesi, il cancelliere dello scacchiere decise di immettere una certa quantità di sterline senza copertura. Questo aiutò moltissimo l'Inghilterra nell'ultima e più drammatica fase della prima guerra mondiale. Poi si fece retromarcia, ma intanto sei mesi uscirono queste sterline non a debito. Ma lui rischiò di andare sotto processo, perché tutta l'Accademia si rivoltò dicendo: ma questo pazzo di politico ha immesso sterline senza copertura aurea. Cioè, capite, aveva salvato il suo paese e invece rischiava di finire davanti a un tribunale. Quindi mi domando, ci sono dei paragrafi dedicati al rapporto fra le multinazionali e gli stati, fra le multinazionali e le banche. Mi domando, le banche verranno superate da altre cose? Perché esistono già delle alternative alle banche, le imprese si fanno credito fra di loro. Esistono piattaforme finanziarie alternative, le monete complementari, le criptovalute, che sono due cose diverse, ma comunque è tutta moneta creata dai privati per sopperire alla mancanza delle banche. Allora le banche che fanno? Vogliono entrare in questo, le multinazionali vogliono entrare in questo, e spiego e faccio delle previsioni sulla introduzione della linea. Passiamo all'altro aspetto rapidamente. Sì, va bene, ma l'hai detto bene tu, che queste tre tipologie di paesi, però una cosa voglio aggiungere della Cina. Mi avviso, la Cina è già entrata nella fase post-capitalistica e ci starà molti meno anni di quello che ci siamo stati noi, perché noi ci siamo stati una trentina d'anni, noi italiani, nella fase post-capitalistica, che è una decina d'anni che ne siamo usciti e siamo entrati in... la Cina sta per entrare nella fase post-industriale, ma sarà un processo rapido. Noi italiani siamo stati nella fase post-industriale per una trentina d'anni, dal 1980 al 2010, quindi noi siamo entrati nella fase post-capitalistica. La Cina è lontana dalla fase post-capitalistica, ma sta entrando, stavo dicendo, in quella post-industriale, e se ne vedono le conseguenze, perché stanno facendo investimenti sull'economia interna, stanno dando meno importanza alle esportazioni, stanno facendo crescere i servizi. Tutto ciò poi si accompagnerà fatalmente con qualche cambiamento a livello politico, e dovranno fare i conti con la domanda di democrazia, ma questo è un altro discorso. Quello che mi preme sottolineare è che il modello post-capitalistico in Cina durerà di meno che da noi, quindi se ci sta entrando adesso più o meno, ci potrà stare dai 3 ai 5 anni, quindi fra 3-4 anni la Cina entrerà nella stessa fase in cui siamo noi, perché tutto si accelera, chiaro? Poi per quanto riguarda gli altri paesi, vabbè, hai detto bene tu, quindi non sto a ripetermi. Vabbè, io... Sì, accennare un pochino meglio il tema del post-capitalismo con la cosa del turbocapitalismo. Quello è il passaggio lì? Allora no, io di turbocapitalismo non ho parlato. No, io parlo di tutta la questione finanziaria, certamente. Cioè, non è il turbocapitalismo, è il capitalismo ultrafinanziario. Cioè, mentre il capitalismo finanziario
è quello in cui l'obiettivo è la massimizzazione del valore del titolo in borsa, che è devastante per l'economia reale, perché l'unico modo nei comparti tradizionali, quelli avanzati no, ma in quelli tradizionali l'unico modo per ottenere la valorizzazione del titolo in borsa è ridurre occupazione e salari di più di quanto non si riduca la produzione, e quindi questo ovviamente è devastante per l'economia reale. Ma dopo il 2008 siamo entrati in quello che io chiamo il capitalismo ultrafinanziario, in cui cioè l'obiettivo non è la valorizzazione del titolo in borsa, che è devastante per l'economia reale, ma la massimizzazione nelle emissioni di titoli. Quindi non sono più gli economisti che controllano o chi per loro i processi, ma sono algoritmi matematici, i matematici, gli informatici che fanno dei sistemi per cui un titolo debba girare infinite volte, si guadagna qualcosa sul piccolo, su ogni movimento, ma siccome i movimenti sono infiniti perché i debitori non ce la fanno a pagare, quindi i titoli vengono allungati nelle loro tempistiche e quindi o bruciano risparmio oppure assorbono liquidità oppure vengono riciclati con derivazioni ulteriori, è chiaro che il paradosso qual è? Che finché le banche centrali continueranno a immettere illimitatamente mezzi monetari destinati unicamente alla finanza, quest'ultima non andrà in crisi, si guadagna, si trova lavoro e si trova guadagno nella finanza, però è tutta carta, neanche carta, anzi una volta si diceva carta, adesso diciamo bit elettronici. Quindi quando le banche centrali dovessero decidere di rallentare l'immissione illimitata, come dicono loro, di mezzi monetari che vanno tutti verso la finanza, quest'ultima salterebbe per aria. Ma il punto è che tutta questa immissione monetaria non riguarda l'economia reale. L'economia reale ha una crisi di liquidità, mancano i soldi nelle nostre tasche, mancano i soldi per fare affari di un certo livello, eccetera. Quindi questo era. C'è tutto il discorso sulle piccole imprese, vabbè, che sono diverse rispetto anche un pochino alla nostra forza, qui si spiega le caratteristiche delle piccole imprese, però io mi fermerei qui, sono le 5, va bene, insomma, mi aspetto delle domande, se no. Una domanda e si sente una domanda e una osservazione su quello che ha detto, perché sono stato in settimana a un incontro, un invito di Cattolica Assicurazioni, mi ha colpito, loro hanno fatto un incontro in cui spiegavano il momento attuale, no, dei tassi negativi, addirittura fatto vedere, devi toglierti dalla cassa, vicino, devi togli spostarti dalla cassa. No, vai, due per una diapositiva, no? Una banca che ti dà i soldi per fare il mutuo, quindi il problema del tasso non è parte. Quello che diceva lei, che è un grosso problema oggi, perché loro hanno capitali che non li rendono più. E quindi c'è questo problema che non è ancora arrivato in Italia, il problema del tasso negativo. Addirittura conto corrente se tu tieni fermo i soldi c'è un tasso negativo. La domanda invece, quindi è quello, io ho capito nel suo ragionamento che si riferiva a questo argomento del tasso. Mentre la domanda è: come si può tutelare la classe media oggi in Italia? O è ancora possibile tutelare la classe media o non ce n'è più, che siamo già nella situazione che era? Grazie. Diciamo che le domande sono sostanzialmente due, anche se possono avere qualche collegamento fra di loro. Allora, prendiamo la Deutsche Bank per esempio. La Deutsche Bank tiene le riserve presso la Banca Centrale Europea e deve pagare un tasso di interesse, quindi negativo. Quindi invece di avere un piccolo rendimento ha un costo, quindi nel suo conto profitti e perdite scrive qualcosa meno.
Poi compra i titoli di Stato tedeschi, i quali hanno in molte classi, quelle di breve scadenza, rendimenti negativi, e quindi segna un altro meno. Quindi in buona sostanza queste banche non hanno più, non hanno più guadagno, paradossalmente, vista la contabilità che utilizzano per il credito, perché se facessero una contabilità reale, non a partita doppia, avrebbero praticamente i non performing loans, si rivelerebbero non delle perdite ma dei mancati arricchimenti, e quindi cambierebbe completamente la contabilità bancaria. Però qui parlo dei tassi negativi anche in un altro senso: siccome la banca quando fa prestito crea, se poi non gli ritorna una elevata percentuale del capitale originario, non ha una pari perdita, dicevo, ma ha un minor guadagno. Quindi con questo sistema può contribuire a finanziare quel gap che esiste fra il costo e il fatturato. Per quanto riguarda la classe media, ovviamente il discorso è lungo, ma dirò una sola cosa fondamentale che ho visto in particolare negli Stati Uniti, dove mi sono trovato spesso a soggiornare. La rovina della classe media americana è stata la riduzione delle tasse, e la classe media richiede sempre la riduzione delle tasse. Perché? Spiego il meccanismo. Perché nel caso della classe media, ridurre le tasse significa, dall'altro lato della bilancia, ridurre la spesa pubblica. Per ridurre le tasse devi ridurre la spesa pubblica, che è una delle cose su cui per esempio la Lega o anche la Meloni sono ambigui, perché loro dicono riduciamo le tasse, poi dicono vabbè, poi vediamo cosa succede alla spesa pubblica, dobbiamo, è lì l'incognita, mentre Bagnai e Borghi dentro la Lega dicono che bisogna aumentare il disavanzo, bisogna vedere quale sarà la strada. Io ho vissuto l'esperienza di Bush, che avevano portato avanti una politica per la classe media di riduzione delle tasse, quindi la classe media riceveva in media un $5,000, dai 5 ai 10 mila dollari dalla riduzione delle tasse, però poi si è trovata a doverne pagare 15.000-20.000, perché era stata tagliata la sanità pubblica, perché era stato tagliato i trasporti pubblici, perché era stata tagliata la scuola pubblica, capito? Quindi la via maestra di rovina della classe media è la riduzione delle tasse. L'altro contenuto ovviamente è stata la riduzione dei salari e dell'occupazione, ma questo non ha riguardato la classe media in quanto tale, è un discorso ovviamente un po' più ampio di come lo sto facendo adesso, però non ci dobbiamo dimenticare che uno Stato che prende di tasse di meno di quello che spende, esclusi il pagamento degli interessi sul titolo del debito, che è un'altra cosa, quindi investe ponti, infrastrutture, assistenzialismo, caciara, politici, corruzione, non ha importanza, deve spendere di più di quello che incassa, arricchisce in qualche modo i cittadini. Poi chi arricchisce, ecco, adesso vi scandalizzo, tanto così completiamo l'opera. La corruzione, se l'oggetto della corruzione rimane all'interno del paese, va a sostenere la domanda interna, no? Ovviamente arricchisce i corrotti. Chiaro che c'è una differenza dal punto di vista di classe sociale, però quando si dice che la corruzione è la causa di tutti i problemi, si dice una cosa fortemente inesatta, almeno dal punto di vista macroeconomico. Adesso ovviamente qui ci fosse un giornalista, titolo del giornale, tanto non vi preoccupate, non ci fanno nessun articolo, titolo del giornale, Galloni è per la corruzione, ci siamo sistemati. Drenando soldi non si è fatto investimento. Certo, ma il problema è che oggi da 20 anni lo Stato italiano preleva dalle tasche dei cittadini di più di quello che spende, perché la differenza per andare in disavanzo lo fanno gli interessi sui titoli del debito pubblico, capito? Questo è l'ingranaggio nel quale ci muoviamo, quindi bisogna avere un altro tipo di anche di contabilità dello Stato, perché che cos'è che fa aumentare o determinare il debito pubblico? È il fabbisogno del tesoro, no? Quindi se il tesoro ha bisogno di più soldi di quelli che entrano con le tasse, deve mettere i titoli.
E questo che fa? Fa aumentare il debito, ma non risolve il problema dello sviluppo economico. Invece se quella parte che è il fabbisogno venisse finanziata con quell'altra tipologia di moneta, quella non a debito, noi avremmo che quest'ultima ha un segno algebrico uguale a quello delle tasse e quindi si somma con le tasse per essere... In questo modo la mia ipotesi di lavoro è che se noi abbiamo una immissione di moneta non a debito pari alla differenza tra le tasse e la spesa, abbiamo il bilancio dello Stato in pareggio ma una spesa che supera le tasse. Questa è la soluzione, questo aiuterebbe la classe media dal punto di vista macroeconomico. Poi dopo creiamo nel merito tutta una serie di questioni, di scelte che poi spettano alla politica. Prego. Sì, sì, ma guarda, nella storia dell'umanità noi abbiamo sempre avuto, salvo che negli ultimi ultimissimi tempi, una tripla circolazione monetaria, perché c'era la moneta aurea, la moneta argentea e la moneta di bullione. Erano tre tipologie destinate a usi diversi, perché la moneta aurea serviva a regolare i rapporti fra gli stati e pagare gli eserciti. La moneta argentea per regolare le proprietà e gli scambi di immobili fra privati di un certo ceto, e quell'altra era la moneta del popolino, che in realtà aveva anche un cambio con quella aurea, no? Cioè 1000 pezzi di bronzo per un pezzo d'oro, però in realtà non pareggiavano il valore, però c'era uno scambio più o meno autorizzato che i cambiavalute effettuavano. Ma noi abbiamo avuto fino, si può dire, alla prima, alle guerre mondiali, abbiamo avuto sempre una tripla circolazione monetaria. Quindi tornare a una doppia non sarebbe possibile. È una domanda, ti può fare una domanda? Una domanda qui. C'era prima. No, lui era. Vabbè, dai. Professore De Marinis, giornalista, e poi. No. Scriva, faccio il titolo. Farò il titolo. No, scherzo. Allora, Auriti parlò, lei sa, tutta la storia di Auriti, no? La grande usura criminale di questi signori che cominciamo a conoscere. Ecco, quindi come dire, c'è, si prospetta uno scontro potentissimo, no? Si prospetta uno scontro potentissimo tra, come dire, uomini che prendono coscienza della grande usura, dell'atto criminale della grande usura, no? Quindi la domanda è come ne usciamo. L'altra, come dire, è quella dei conti interni nostri, cioè noi abbiamo uno stato criminale che oggettivamente rastrella dalle tasche degli italiani, molti dicono 1900 miliardi, perché tra dirette e indirette e altri titoli che ci sono, e si arriva ad un prelievo abnorme, con sprechi terrificanti, che è vero, vanno in corruzione e quant'altro. Altra cosa è quella della, come dire, lei sa, la Banca d'Italia ha tirato fuori questi dati dove il 98% della raccolta bancaria finisce per trattati internazionali e per accordi con questa classe di usurai internazionali, finisce fuori dalle mura nazionali, quindi extramenia, e finisce nei grandi fondi speculativi. Quindi tre punti, no? Cioè, uno, come usciamo da questo scontro con la grande usura? Due, la regolamentazione di questo flusso enorme di denari che in verità ci sono. Si sa che lo Stato italiano incassa cifre mostruose e non si sa dove finiscono questi soldi, no? Si parla di 200 miliardi spesi in cancellerie, in macchine, no? E l'altro punto è questo del limite, cioè il limite da porre, e molti posero questo limite, ci sono pure morti, da Moro a Kennedy, da Roosevelt, no? Nello scontro appunto, con queste tre tematiche che possono dare spunto. Grazie. Allora, noi siamo in una economia del debito. Il problema non è dato dal debito, il problema è dato dal rapporto tra il debito e il reddito, no? Quando guadagnavo di più e credevo
di dover continuare a guadagnare non meno di quello che guadagnavo, parliamo di 12 anni fa, io mi sobbarcai di un mutuo molto, molto grande, a un tasso di interesse che a quei tempi era molto, molto buono per me rispetto a quelli di mercato, era più basso di quello di mercato. A distanza di 12 anni io mi trovo un pochino in difficoltà perché i miei redditi non sono aumentati per niente, anzi sono stati bene o male falcidiati da, varie scelte che hanno ridotto gli stipendi degli alti dirigenti della, pubblica amministrazione, mentre il debito era quello che era, qualcosina si è limato, un minimo di adattamento dei tassi di interesse a, al mercato che li ha visti scendere, però fondamentalmente il mio problema non è che ho il debito, sembra che il mio problema è il debito che ho, in realtà il mio problema è che il mio reddito non cresce abbastanza o non è cresciuto quanto pensavo, non so se mi spiego, no? Cioè, per esempio, io pensavo che arrivato alla pensione la liquidazione avrebbe, mi avrebbe consentito di fare la cosa anticipata del debito, no? Poi io ho scoperto che la liquidazione me la salderanno fra 3 anni e quindi praticamente continuo a pagare, ma il problema sembra il debito, in realtà è il reddito, e questo vale per tutti chiaramente. L'altro aspetto dell'economia del debito è che bisognerebbe pensare o a una riduzione secca. Io proponevo e spiegavo che il 40% della riduzione dei debiti sarebbe sostenibile per i creditori, anzi tutto sommato gli consentirebbe di evitare guai peggiori, oppure introdurre un sistema come in tante civiltà e tante religioni avviene, di anno sabbatico. Vi siete mai chiesti perché ogni 7 anni si annullavano i debiti in Israele? Perché con un tasso di interesse del 10%, dopo 7 anni tu hai ripagato tutto il capitale. Se annulli il debito, che cosa succede? Che chi ha prestato non ci ha perso niente perché ha recuperato il suo capitale, e chi ha preso il prestito ha pagato solo il capitale, e quindi come se non ci fossero gli interessi. Però in realtà gli interessi ci sono annuali fino all'anno in cui scatta la copertura del corrispondente del capitale principale. Queste sono tutte tecniche che potremmo pensare per uscircene vivi, se no è difficile che ce ne usciamo vivi, perché con il reddito che cresce di meno, pensiamo anche al PIL, del debito, pensiamo anche al debito pubblico, è chiaro che la situazione può solo che peggiorare. Se il tasso di interesse sui titoli del debito, che si è molto ridotto, però è più alto del tasso di incremento del PIL, è ovvio che la situazione non può che peggiorare, no? Poi scusa, c'era anche una terza domanda adesso. La limitazione, voglio dire, quindi, come dire, la banca un po' la Mattioli è stato uno dei grandi banchieri umanista, sì, la nostra, sì, storia della civiltà bancaria italiana. Certo, certo. È una banca che non è mercato ma fa mercato, quindi, certo, investe sui cittadini. Certo, esatto. Quindi con limitazioni della fase speculativa. Esatto, dire, sì, sì. No, ma di questo si parla dei cittadini, come non va. Come, ecco, dovrebbero... come mai, per esempio, molte forze politiche che pure hanno dichiarato, appunto, hanno fatto critiche enormi ai sistemi politici passati, non ferreamente impongono una legge di limitazione, quindi con la banca, certo, di risparmio, certo, la banca, i nostri avi erano più oculati di noi, no? Come anche in Monte Paschi di Siena, no? Cioè, investimenti, vabbè, sulle lane, sarebbe cassa di lungo, credito, cassa di investimento sui mercati. Sì, quindi, faccio delle ipotesi sulle crisi di queste banche, infatti i prestiti erano negati alle piccole imprese e invece erano dati alle grandi, che però li usavano non per fare investimenti produttivi ma per fare investimenti speculativi, che poi andavano a finire male. Le banche sono andate per aria per questo, sempre data la loro contabilità non, cioè, corrispondente alla realtà del rapporto tra banca ed economia. Ecco un altro dato, che noi esportiamo per oltre 800 miliardi. Noi esportiamo per oltre 800 miliardi. Che per su. Microfono, che si sente la madre. Noi esportiamo, noi siamo il paese più potente del mondo,
estero vestito è comunque nascostamente, questo ci deriva dalla nostra civiltà. Fatto. Ecco, quindi però ecco, c'è questi, ci sono questi dati discrepanti enormi, no? Questo poi Sacesima è anche Casa Depositi e Prestiti, un po' la nostra cassaforte. Cioè noi abbiamo, come dire, una potenza esportativa di oltre 700 miliardi. Se uno pensa che noi solo in Cina abbiamo più di 1 milione di aziende nostre che stanno lavorando lì, no? Ecco, com'è possibile, cioè, che noi, come dire, che siamo i più potenti della terra sulle tecnologie anche più avanzate, perché se uno ci parla di droni, di qualsiasi cosa, ci sono italiani, che italiani o lavorano qui o stanno lavorando in America o in altri, facendo arricchire questi paesi. Quindi ci troviamo di fronte, come dire, a delle contraddizioni enormi, cioè questa massa enorme di ricchezza che poi attraverso le piattaforme delocalizzatrici, no? Le speculazioni, le triangolazioni economiche dicono che si può moltiplicare questo numero addirittura per 2 se non per 3, quindi c'è una massa di ricchezza enorme che gira, italiana, che gira nel mondo, e come mai non riusciamo a riportare dentro questa ricchezza? Per questo ci hanno da aggiungere. Ti faccio un esempio. Noi abbiamo un rating del nostro debito pubblico che è peggiore di quello dell'India e del Mozambico. Perché? Perché abbiamo una classe politica che fa tutto tranne che occuparsi delle cose importanti. Io lo sai quante volte e a quanti governi, col PD, con la Lega, con i 5 Stelle, eccetera, eccetera, li ho pregati di prendere seriamente in considerazione l'idea di istituire, anche d'accordo con altri paesi, questo adesso è un dettaglio, una agenzia di rating che desse le valutazioni non sulla base dei pruriti, dei giochetti politici di questo o di quell'altro presidente degli Stati Uniti d'America o peggio, ma li desse sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. Tu ne hai indicato uno, che in economia si chiamano i fondamentali. Il fondamentale di un'economia è la sua bilancia commerciale. Noi ce l'abbiamo sistematicamente in attivo e passiamo come quelli che sono spreconi, che sono sul default, che siamo peggio della Grecia, che finiremo come la Grecia. Ma la Grecia esportava olive e yogurt, importava carri armati e sottomarini, è chiaro che è andata per aria, no? Sono saltati per questo i fondamentali della Grecia. Poi quando qualcuno in Grecia ha capito che doveva smetterla di importare sottomarini e carri armati, è andato lì per annullare il contratto, gli hanno puntato la pistola alla tempia e l'hanno costretto ad andare avanti così, e poi il resto della storia lo sapete anche voi. Grazie, grazie. Buonasera professore. Beh, per riguardo alla Grecia, è stata la condizione per entrare in Europa. Abbiamo detto, se vuoi entrare in Europa acquisti i nostri prodotti, cosa che a loro non conveniva per niente, perché loro conveniva fare una specie di dumping sul turismo, andavamo tutti in vacanza là, soprattutto con l'euro. Esatto, già con la lira lo facevamo, ma con l'euro ancora di più, anche in Croazia, senza la dracma non era più conveniente andare in Grecia. Poi una domanda, perché continuiamo a parlare di post-industriale, post-capitalismo, non parliamo di finanziari, bisogna dire prefinanziario o finanziario, perché? Perché il concetto di economia finanziaria, diciamo di periodo finanziario, è legato a un qualcosa che non ha niente a che fare con la nostra, diciamo, economia e la nostra crescita naturale, anche crescita della popolazione mondiale. La nostra crescita economica e sociale eccetera e demografica è legata a un concetto lineare, mentre la crescita finanziaria è legata a un concetto esponenziale. Questo dà anche tutti dei problemi poi anche di algoritmi, di piani eccetera eccetera, ed è legato anche all'usura, quindi questa discrasia, se non prendiamo il toro per le corna e non parliamo di periodo finanziario che sta governando la nostra economia, non riusciamo a partire. No, ma questo siamo d'accordo, sì. Forse no, non siamo stati chiari, però nel test c'è sviluppato, infatti lui parla del capitalismo
cioè il fatto tu hai detto che, turbo capitalismo, cioè che il posto era, il posto cioè, capitalista si intera finanziario, era finanziario, era questo, su questo sì, poi nel 1979 io ero uno studentello, non si sente nel 1900 nel 1979 io mi ricordo che si stava abbastanza bene, c'era un po' di frazione eccetera, e nei miei studi che ho fatto successivamente ho scoperto che il debito, il deficit sul PIL era sorpresa sorpresa del 58% era meno di 60 sì, 79 debito sì, 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 perfetto. Meno del 60%. Meno di 60, adesso non ricordo se era 58 o 60%. Quindi tecnicamente noi eravamo in linea per entrare in Europa, fantastico. Casualmente hanno defenestrato due personaggi che lei conosce benissimo, e casualmente nel 81 ci fu il divorzio. C'è stata un'impennata incredibile. Sì, questo l'abbiamo detto un milione di volte. Esatto, no? Ecco, non è che. La mia domanda è, e soprattutto la chiedo se, se è stato affrontato poi nel test, ma non è che siamo entrati in un paradigma che ci hanno costretto a credere delle cose, ma in realtà è tutto completamente diverso? E questo è come se lascio... Sì, sì, adesso io ti rispondo genericamente, adesso mi riferisco unicamente al 1981 e quella scelta decisiva e devastante che è stato appunto il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia, senza che adesso vi racconto tutto il meccanismo, i retroscena eccetera. Però l'obiettivo ufficiale era quello di sottrarre alla classe politica corrotta e clientelare, democristiana e socialista, il potere principale dei politici, che era quello di decidere gli investimenti pubblici. Quindi viene sottratto alla politica. Sottratto alla politica, che cosa succede? Che i politici dopo si sono buttati solo a pensare alle poltrone. Prima i politici pensavano alle poltrone, pensavano alle loro tasche, ma pensavano anche agli investimenti sociali. Dopo gli è tolto il potere di fare gli investimenti sociali, non è che sono scomparsi, non è che sono morti affogati nel Tevere o nei altri fiumi, hanno continuato a fare i politici, ma potendosi occupare solo di poltrone e di corruzione. Quindi paradossalmente quella decisione ha prodotto l'effetto opposto a quello che si prefiggeva. Un'altra ragione che piaceva molto a Guido Carli, che era sicuramente il personaggio più influente in quel periodo là, era che in questo modo l'Italia, con alti tassi di interesse sulle obbligazioni pubbliche, sarebbe entrata nel giro delle potenze finanziarie. E quindi diceva, finora noi abbiamo sì fatto qualcosa a livello dell'economia reale, abbiamo esportato automobili o abbiamo fatto grandi investimenti nell'energia all'estero, perché in casa non ce li facevano fare, lasciamo stare, eccetera, eccetera. Però finanziariamente siamo un paesetto, siamo una provincetta. E in effetti è vero questo, perché negli anni Ottanta noi siamo diventati il benchmark mondiale delle obbligazioni pubbliche. I fondi pensione americani per prima cosa compravano le obbligazioni italiane per garantire ai loro sottoscrittori quel 7% di valorizzazione dei loro contributi. Ma ci siamo anche resi conto che abbiamo accorciato l'orizzonte delle imprese, che abbiamo creato la disoccupazione giovanile, che abbiamo cominciato a devastare il paese. E allora quando, per concludere, andai appunto a parlare con il ministro che aveva deciso questa cosa, Beniamino Andreatta, e gli dissi, ma guarda che così il PIL, il debito pubblico supererà il PIL, mi disse no, non è possibile, e la disoccupazione giovanile supererà il 50%, no, non è possibile, alla fine del periodo era il 56%. Che poi provocò tutta la flessibilizzazione del mercato del lavoro, quindi prima i CFL e poi tutte le cose. E poi una cosa più grave è che noi abbiamo le piccole imprese che a volte sono deboli finanziariamente, sono brave a stare sui mercati, a produrre qualcosa, ma anche a esportare, però sono deboli finanziariamente e in questo modo le uccidiamo. E lui mi guardò e mi disse, ma è quello che vogliamo, le vogliamo distruggere, perché sono troppe, sono assistenzialistiche, si devono organizzare diversamente, vogliamo tutte grandi e medie imprese, come la Germania e come la Francia. No, per dire,
questo era il contesto nel quale ci si muove. Sono una... Quando parli dell'81, no? Quasi mai si parla del fatto che comunque nel 79-80 c'è anche il Big Bang, cioè che prima non c'era, cioè i mercati finanziari non erano internazionali come adesso, e anche questa è una scelta politica, però se ne parla poco, perché senza il Big Bang forse non si... Siccome parlare del fatto che l'Italia dopo il Big Bang, dice adesso, per Big Bang si intende il fatto che prima i mercati finanziari erano locali e a un certo punto si decide che devono essere mondiali, internazionali. E quella, anche quella fu una decisione politica. No, c'è un elemento a livello internazionale più importante di quello che è successo da noi nell'81 e appunto nel 79 il G7 di Tokyo, dove praticamente si decide che ciascun paese dovrà essere responsabile della propria bilancia dei pagamenti. Cioè fino a quel momento vigeva l'accordo di Bretton Woods, per cui se un paese era debole, aveva una bilancia commerciale squilibrata, lo si aiutava a esportare di più e importare di meno, o consentendogli la svalutazione monetaria o facendo rivalutare la moneta del paese forte e comunque concedendogli dei prestiti, degli aiuti, cose del genere. Quindi da quel momento i paesi hanno dovuto guardare a come riequilibrare la propria bilancia commerciale, e la via maestra per riequilibrare il disavanzo della bilancia commerciale è quello di attirare capitali e quindi remunerarli di più, quindi avere un tasso di interesse più alto, che però è catastrofico per l'economia reale. E allora si liberalizzarono i movimenti di capitale, perché in quel momento serviva. Allora i paesi forti dovevano avere tassi di interesse bassi e diventare ancora più forti, perché così potevano investire in innovazione tecnologica, che era la chiave di volta della competitività, e mandavano i propri risparmi a valorizzarsi all'estero, dove i tassi di interesse erano più alti, in quei paesi che essendo deboli diventavano ancora più deboli perché avevano meno possibilità di investire nell'economia reale. Questo è stato il meccanismo perverso che è iniziata la finanziarizzazione. Allora, io avrei un paio di domande e una considerazione. Una domanda che è personale, che volevo già fare l'altra volta, non ho potuto, ma magari adesso, che è un po' il discorso dell'accordo, infatti, a livello europeo sulla deindustrializzazione italiana, che lei ha già spiegato tantissime volte, in cui io sono dentro, perché io faccio parte di Italtel, che è, diciamo, un'azienda che ha prodotto per anni centrali telefoniche per tutta Italia ed era l'officina, diciamo, di Telecom Italia. Telecom Italia e anche Italtel sono state, diciamo, distrutte due volte, Telecom Italia dal leverage buyout e una volta Italtel, cosa che adesso Italtel sta fallendo proprio per questo motivo qua. Allora, la mia domanda che ho cercato di fare, di inquadrare la mia situazione e chiedere anche conforto a lei se la mia conclusione è corretta, è questa. Questo tipo di operazione, dal mio punto di vista criminale, dove dei fondi americani messi per comprare il Italtel da parte di questi fondi pensionistici americani, dopodiché loro sono entrati, hanno messo a debito a noi e noi, non avendo una cassa così continua, siamo sempre riusciti a pagarli e oggi pian pianino stiamo fallendo. Allora, la mia considerazione è questa: secondo il mio punto di vista questa cosa qui è da inquadrare in quella spartizione e Germania entra nell'euro, però solo se l'Italia diventa meno competitiva, per cui, e quindi vorrei da lei una diciamo risposta su questo. Io penso che sì, che è questo, che ci sono, come lei ci diceva, a tavolino hanno già deciso determinate cose. L'altra
è per quanto riguarda il tipo di moneta non a debito che vuole entrare, immagino che sia quello che lei parlava della stato nota di queste cose, sbaglio professore? Sì, va bene. Ecco, questa stato nota, questa moneta diciamo non a debito, lei diceva che deve stare all'interno del 3% per non sballare. È una proposta. Non spaventare troppo i pensanti. Ah, ok, però si potrebbe esagerare. Qui siamo tutti malpensanti. Ok, perfetto, per cui si può esagerare. Questa moneta la può solo erogare lo Stato o lo può erogare, che ne so, qualcosa di più piccolo, un comune? Solo lo Stato. E infine la mia considerazione era questa, che mi sto ponendo da un po' di tempo, dopo lascio la parola. E soprattutto inquadrato in questo libro che mi sembra, diciamo, coerente. Cioè, oggi ci troviamo di fronte, io mi trovo di fronte a una situazione sempre più incredibile dal punto di vista occupazionale, perché tra l'arrivo dell'automazione estrema, la digitalizzazione, tra il fatto che tra un po' metteranno robot, digitalizzazione, blockchain, eccetera, 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 pian pianino il mio lavoro non servirà più. Come milioni di persone non servirà più lavorare. Cioè, da questo punto di vista sono molto contento, perché che l'essere umano si possa liberare di questo tipo di cosa è una cosa bellissima. Il problema è un altro. Il problema è che attualmente chi ha in mano, diciamo, il danaro, quindi il potere in questo momento, pensa che l'accumulazione storica di tutta la tecnologia non appartiene all'umanità, ma appartiene a colui che se in quel momento se l'è comprata. Come che se non ci fosse stato Galilei, voglio dire, non ci sarebbe stato il metodo scientifico, se non ci fosse state persone che hanno chiesto libertà, si fossero fatti uccidere, non ci sarebbe stata evoluzione. E quell'evoluzione lì invece c'è stata. Per cui oggi, se esistono questi computer, questi algoritmi, questi robot, non è semplicemente da vederlo con un fotogramma monostatico, ma in un film come lei fa da questa storia, dall'inizio fino attualmente. Ora, il discorso è, dovremmo, lei innanzitutto che cosa propone per superare questa cosa? E soprattutto come potremmo arrivare noi, certo, come possiamo arrivare noi ad avere una forza di poter dire non è così, non è solo questa l'unica possibilità. L'essere umano non ha fine o la fine. La politica vai a votare sempre. No, certo. Però volevo sapere da lei un punto di vista e una posizione. L'ho detto tante volte. Ripeto. Ma non sono io 25. Allora, partiamo lì dalla questione Colmiterà. Sì, c'è stato questo accordo nell'89. E perché avesse un senso che la Francia appoggiava Mitterrand, appoggiava Kohl nella riunificazione della Germania e la Germania rinunciava al marco per fare l'euro, era necessario che l'Italia fosse depotenziata su questo industrialmente, su questo non c'è dubbio. In effetti più o meno l'Unione Europea, sia in campo agricolo che in campo industriale, ha sempre teso a fino a un certo punto a portare avanti questo sistema, cioè ci sono popoli più produttori e popoli più consumatori, quindi la Germania o anche il nord Italia potevano produrre, ma il sud Italia o altri paesi dovevano consumare, loro gli servivano che consumassero, perché se non c'era la domanda di Volkswagen da parte dei meridionali o dei greci, la Volkswagen avrebbe fatto meno guadagni, meno profitti, meno vendite. A un certo punto però il sistema non ha retto più e quindi siamo diventati bis, perché Portogallo, Italia, Irlanda, Spagna, Grecia, eccetera, la Spagna, consumavamo senza produrre, capito? Questo è il discorso. Ma che cosa è successo? Che in una prima fase c'era la consapevolezza che sempre meno produttori avrebbero garantito sempre più beni di consumo e quindi bisognava che ci fosse un mercato che li assorbiva.
e quindi quello che vi dicevo prima. A un certo punto si sono resi conto che questi sempre meno produttori significava sempre meno consumatori, e quindi il giochino è saltato per aria, no? Questa è la sostanza del problema. Non ci sarà più il lavoro. Piano, se noi guardiamo solo ai comparti ad alta redditività, è come dici tu, e bisogna trovare delle soluzioni di tipo assistenzialistico, in primis il reddito di cittadinanza, perché tanto le capacità produttive sono pressoché illimitate, e quindi non dare uno stipendio senza lavorare non creerà inflazione. Ma non è la soluzione del problema, perché noi dall'altra parte invece abbiamo la necessità di attività sociali, di cura dell'ambiente, delle persone, del patrimonio esistente, e dobbiamo rispondere a questo, perché il ribaltamento di paradigma è che dobbiamo partire dal soddisfacimento dei bisogni della società. Questo è il punto. Allora lì ci sono, avevamo calcolato fin dai tempi di Caffè, 7-8 milioni di posizioni lavorative aggiuntive in Italia, che non saremmo in grado di coprirle da un giorno all'altro, per ipotesi, perché non abbiamo un'offerta di lavoro così importante, non so se mi spiego. Quindi non è che il futuro è disoccupazione e miseria, il futuro è collaborazione e costruzione di una società sempre più vivibile, sempre più adeguata anche a misura di persone umane, di famiglie, eccetera eccetera. Però se non intraprendiamo quella strada, se la politica non si mette a lavorare per quel progetto, è chiaro che continueremo sempre qui a venire a lamentarci anche del fatto che i nostri redditi crescono di meno dei nostri debiti, e quindi diventiamo sempre più schiavi e disperati. Ma in Parlamento queste cose c'è qualcuno che le sa, no? Oppure no? Qualcuno che le sa, e si guarda bene da insistere, perché... Prego. Una domanda, cioè, noi tra le cose appunto di cui non si parla, tra le cose di cui non si parla e come appartengono alla nostra storia oscura, cioè noi italiani abbiamo mangiato per 20 anni e più maiale cinese, no? Questa è la storia, la Fiat vendette alla Cina non so quante decine di migliaia di mezzi, la Cina allora pagava solo in natura, come tanti altri popoli pagavano solo in natura. Addirittura raccontava Agnelli che credo fu Cremonini che andò in Cina ad insegnare ai cinesi come macellare, perché ci mandavano carni che marcivano, perché non sapevano di sangue, cioè non conoscevano l'arte della macelleria, una roba antica, insomma, triviale, cattiva, però antica. E per anni e per decenni, io ricordo Savorelli per esempio, personaggi come Savorelli, poi anche con i russi c'era questo fatto del baratto di macchinari che venivano poi triangolati, rivenduti, invece, cioè, quindi la vera arte mercantile, no? Di noi italiani, e quindi questa capacità di intermediazione delle merci, di interscambi, così. Ecco, tutto questo mondo sparisce, come sparisce la banca commerciale, spariscono queste figure come Mattioli. Quindi, come dire, oggi in parte forse sostituita il credito cattolico del credito cooperativo, no? Che è quello che, come dire, viene spesso attaccato dai banchieri di Bruxelles, che fa paura, no? In quanto si rivolge ai cittadini. Ecco, io mi chiedo, com'è possibile che noi italiani, che abbiamo sviluppato una cultura millenaria in tutto questo, abbiamo perso queste figure e questa capacità di interagire? L'abbiamo persa? Secondo me non abbiamo perso, noi stiamo continuando ad esportare. Secondo me non abbiamo perso, perché stiamo continuando ad esportare e abbiamo sostituito tantissime importazioni, perché per esempio i giovani di questa generazione, a differenza di quelli della mia, vanno a fare gli agricoltori, fanno il biologico, il biodinamico, siamo leader mondiale del biologico e del biodinamico, abbiamo sostituito 40 miliardi di importazioni di prodotti agricoli, l'Italia per la prima volta da secoli sta avviandosi alla completa autonomia alimentare. Io vedo più cose positive che negative. Il problema è che anche chi governa, per esempio, no, a me mi ha
stupito nel governo, ultimo governo PD, che c'era il ministro dell'agricoltura, quello di Martina. Martina, che non abbia rivendicato che grazie a lui abbiamo sostituito 40 miliardi di importazioni di prodotti agricoli. Secondo me manco lo sapeva. Cioè, questo è il problema, no? E poi magari vanno a fare la legge perché l'etichetta deve leggersi da destra a sinistra, da sinistra a destra, perché sennò gli islamici si offendono. Ma voglio dire, non guardiamo le cose essenziali della nostra vita, uno deve partire dalle cose essenziali, no? Quello che manca, che se noi anche solo ci rappresentassimo in modo più adeguato, e insisto sul discorso dell'agenzia di rating, è chiaro che anche il mondo ci guarderebbe in un altro modo, fermo restando tutti i nostri difetti, perché la corruzione c'è, ce n'è troppa e fa male, però non è il problema. Non è che per colpire i pochi che non vanno a lavorare, dipendenti pubblici, a tutti quanti, cartellini, tutti demonizzati, criminalizzati, tutti i grandi, noi da Cassese in poi abbiamo avuto scienziati che sono andati anche a fare i ministri, che poi alla fine che cosa hanno prodotto sul pubblico? Una cosa sola, il caffè, il cappuccino, queste cose qua, che magari sono pure giuste, perché non si vede perché uno dovrebbe... ma non hanno risolto il problema del lavoro pubblico. Allora qual è la situazione? Tanto per fare un esempio, che noi abbiamo la metà dei dipendenti pubblici che hanno gli altri paesi in rapporto alla popolazione, e quindi dobbiamo dare all'esterno a degli altri privati i servizi pubblici e sociali, e non sappiamo se è un bene o un male, tanto quelli vivono così, che non è che abbiamo meno addetti alla sanità della Francia, ma quelli pubblici sono la metà e il servizio pubblico è prevalente, quindi vuol dire che ci sono dei privati che stanno vicino negli ospedali, cooperative, questo, quello e quell'altro, e suppliscono eccetera con 500 euro al mese. Io conosco ragazzi che stanno sulle ambulanze privatizzate che guadagnano 500 euro al mese, e se si lamentano, dicono una parola, mandano via e prendono un altro. Questo è il sistema delle ambulanze, quando poi non arriva il pronto soccorso urgente o qualcosa del genere, domandiamoci chissà perché, e non è che ci manchino le ambulanze o gli infermieri o cose del genere, quindi non sappiamo poi utilizzarli. No, era solo per fare un esempio. Quando l'unica vera riforma della pubblica amministrazione, e lo dico con 30 anni di esperienza di come ho fatto funzionare i miei uffici, è che il funzionario pubblico, l'impiegato pubblico deve essere il responsabile dell'attuazione di quello che le leggi prevede. Non puoi andare dall'artigiano, dal piccolo imprenditore che magari è bravo a fare il suo mestiere, ma che poi di queste leggine fiscali non capisce niente, perché poveretto se no faceva un altro mestiere. Invece va il funzionario e dice: no, guarda, adesso è uscita una legge per cui nel bilancio devi riportare l'allegato B, se non riporti l'allegato B c'è una multa, ma te lo faccio io l'allegato B. Invece cosa fa il funzionario oggi? Va là, aspetta il giorno che scade la necessità di fare l'allegato B e gli dice: ah, non c'è l'allegato B, se non me lo porti entro domani, multa. Capito? Invece l'autorevolezza di un poliziotto per la strada è che se io non ho messo la cintura di sicurezza, come mi è capitato, mi fa così e io me la metto. Quella è l'autorevolezza, non che si nasconde dietro la colonna per prendermi la targa che io non avevo la cintura di sicurezza. A me hanno fatto una multa a Roma perché avevo i fari antinebbia, non me ne ero accorto evidentemente, era notte, ma non avevo bisogno di mettere i fari antinebbia, avevo i fari antinebbia. Mi è rimasta multa e un punto di patente. Io mi domando, fermami e dimmi, togli le antinebbia, perché può darsi che danno fastidio a qualcuno, quello deve essere il motivo per cui ti fanno la multa se li metti in città in condizioni che non lo richiedono. Ma quella è la presenza dello Stato, quella è la riforma della pubblica amministrazione. Cioè i poliziotti, i funzionari, gli impiegati devono essere responsabili dell'applicazione, cioè è il poliziotto che se c'è la macchina in seconda fila deve risponderne. Poi dopo la fa togliere a un sistema di telefonini di combinazione con le targhe che avvisa il proprietario eccetera che c'è la macchina in seconda fila, se no gli fa la multa, ma deve essere responsabile che non ci deve essere la macchina in seconda fila, non so se è chiaro. Quella è la riforma della pubblica amministrazione, altra non ne vedo. Certo. Prego. Una domanda,
c'era un'altra richiesta. Sì, grazie. Buonasera, la mia era una domanda più tecnica. Lei ha parlato del fatto che nel bilancio dello Stato si generano flussi di cassa negativi, quindi vuol dire che la posizione finanziaria netta va in negativo e io non genero cassa per poter soddisfare agli impegni di spesa. Quindi volevo capire se avevo capito bene il concetto, quindi quest'altra moneta che viene emessa dallo Stato entra nel flusso di cassa e fa in modo di pareggiarlo, è quello, quindi non viene di fatto limitata la spesa allo stesso segno algebrico e va solo ad equilibrare la posizione finanziaria netta. Esatto. Ok, era poi questo. Può circolare come effetto cartaceo, metallico o elettronico. Però a questo che è un elemento stabilizzatore. Ma in pratica come si fa? Cioè, lo chiede l'Europa, come funziona? Come si fa a fare questa moneta? No, non è. Questa è cioè l'idea è buona. Col trattato di Lisbona, con l'Europa, eccetera, eccetera, noi abbiamo demandato alla BCE quel tipo di moneta che prima faceva la Banca d'Italia e le varie banche, che è una moneta a debito, infatti ci comprava, la stampava per comprare i titoli del debito pubblico. Quest'altra invece sarebbe una moneta nazionale parallela, ripeto, non a debito, sarebbero statonote, non banconote. L'articolo 128 del Trattato di Lisbona parla di banconote aventi corso legale in tutto il territorio dell'Unione. Qui invece vi sto parlando di statonote che hanno corso legale solo all'interno del paese. Si può già fare, non bisogna chiedere permesso a nessuno. Nessuno, basta, basta firmarle, che le firma il direttore generale del Tesoro. Esistono già in Germania. Sì, hanno già fatto alcuni paesi. Ah, quindi senza signoraggio, senza tutta la questa. Non lo facciamo perché non c'è un politico sensibile che capisce questa cosa, cioè un gruppo politico. Tutti d'accordo con volevo farvi questa domanda, anche mi hanno detto che se è vero, io lavoro nel settore tecnico, una volta tecnico, sono geologo, edilizia, indagini, stavo portando un campione, un laboratorio di analisi chimica in terreni, parlando così uno che conosco da anni di cui lavoro, mi ha detto ma sai, in Francia le principali imprese hanno una quota pubblica, mi ha detto le imprese nel campo chimico, le automobili anche, quindi non capisco perché da noi invece hanno voluto svendere il paese. E, ma voglio dire, l'altra domanda è questa, ma io sono più giovane. In quel momento, io non adesso certe cose, essendo di poi, negli ultimi anni, sarà stata la crisi, mi sono messo a guardare i suoi filmati, ho capito tante cose, perché in quel momento non avevo l'età per capire, ma la classe politica e i cittadini, cioè chi votava Democrazia Cristiana, socialista o il pentapartito, io non ho fatto parte di quel momento, non si sono resi conti di quello che stava succedendo, come mai è successo questo? E questo ancora allora le partecipazioni statali non ci aveva chiesto nessuno di privatizzarle, è stato fatto perché da una parte c'erano interessi enormi a darle all'estero o a svenderle all'interno a prezzi di magazzino, c'è stata gente che ha fatto dei guadagni enormi, dall'altra l'opinione pubblica e quindi gli elettori della stessa Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Comunista eccetera eccetera, erano ben contenti del fatto che si sottraesse questo strumento di corruzione che erano le partecipazioni statali alla classe politica, e quindi giornalisti, mezzi di informazione eccetera eccetera, tutti convergevano verso l'idea che fosse giusto svendere. Circolavano dati completamente falsi sulle loro performance finanziarie, erano esattamente identiche a quelle delle industrie private, con due piccoli dettagli di differenza, che quelle a partecipazioni statali avevano degli ammortamenti più alti perché chiaramente facevano più investimenti, e quelle private investivano più profitto nell'acquisto di attività finanziarie, anche se poi alla fine le 50 più grandi pubbliche investivano sempre la metà dei loro profitti in acquisto di obbligazioni, perché era troppo conveniente.
chiunque faceva finanza all'interno di un'azienda prendeva quella strada. Quindi il motivo è anche l'opinione pubblica, cioè non ce lo dimentichiamo. Comunque, un'altra cosa che ha danneggiato l'Italia, tanto per capirci, che siccome negli anni 70 eravamo diventati tutti molto più ricchi, invece di comprare Fiat, noi lavoratori, compravamo Volkswagen, le Golf, mentre i padroncini, che prima avevano la Lancia come loro obiettivo, diciamo, edonistico, hanno cominciato a comprare Mercedes. Quindi a quel punto avevamo un vincolo estero, eccetera. Però questo voglio dire che c'è sempre un'altra faccia della medaglia nei discorsi. Vediamo anche, insomma, quella che è stata la dinamica. Adesso bisognerebbe riflettere, capire come fa l'Italia con le banche che non fanno credito, la pubblica amministrazione che è contro le imprese che sono contro la pubblica amministrazione, le infrastrutture in via di dispiacimento soprattutto nel centro-sud e quant'altro, come fa l'Italia ancora a essere un paese così ben messo economicamente, paradossalmente. Perché negli altri paesi le banche, bene o male, fanno credito alle imprese, e lo Stato va ad aiutare le imprese si fidano dello Stato, le infrastrutture cercano di tenerle adeguate. Come facciamo noi italiani a essere così bravi, così produttivi? Questa sarebbe la domanda clou da farsi. E vabbè, le piccole imprese che fanno, le piccole imprese, se non gli fa credito la banca, se cosa fanno? E fanno i coso, usano i loro soldi e vadono. Prego, poi andiamoci, poi non so quante domande ci siano ancora, così ci andiamo. Ecco, prenotatevi adesso. Sì, sì. Sì, sì, dai. Perché così finiamo in pochi minuti. Una domanda e una riflessione. Non sarebbe logico di ritornare a ragionare, di ricomprarsi le aziende, magari tipo l'Ilva Valtellina in realtà, e rilanciarle a livello nazionale? Con manager giusti, se pensiamo al Genova, con i soldi a debito, anche cosa ha fatto la Cina? Le province di debito centrale? La Cina esercita sovranità monetaria. La Cina esercita sovranità monetaria e detiene titoli di Stato americani e dollari a garanzia della sua moneta. Noi abbiamo comunque, dobbiamo chiedere alla BCE o al mercato gli euro. Lo Stato deve chiedere gli euro. Certo, la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe fare, come dice il nome, dei prestiti e a credito a comprare queste aziende, per fare dei piani. Certo, sicuramente sì, per me sì, sicuramente. Chi è? No, Fabio, scusa, vorrei dare la priorità a chi non ha ancora fatto domanda. Non ha ancora fatto domanda. Aspetta, no, per il microfono. No, sarò rapidissima. Io lavoro nel sociale e appartengo a una realtà molto piccola che, come tante, è stata costretta ad aggregarsi perché questo è quello che viene richiesto per poter restare attivi sul campo. Domanda: una delle cose che sta succedendo è che, almeno sto parlando per la Lombardia, non so nelle altre regioni, le gare d'appalto per i servizi alla persona comportano la compartecipazione ai costi e vi si può partecipare solo se si ha un certo volume di fatturato. Noi ci stiamo interrogando se alcune esperienze come sistemi comunitari di scambio, all'interno dei quali, non so, ho presente Reggio Emilia, le Marche, le mutui autogestione, all'interno dei quali appunto si applica in maniera solidale una scontistica a chi fa parte di un certo circuito, nell'attesa che politicamente ci sia una disponibilità ad andare nella direzione dello Stato note e di tutto quanto si sta dicendo, insomma, se lei ritiene, professore, che questa possa essere una strada, o se per qualche effetto che io non riesco a capire perché non sono preparata sull'argomento, paradossalmente possa invece diventare un boomerang. Cioè, la priorità qual è? La battaglia politica o tentare anche queste altre strade che in qualche misura ammortizzano o magari non cambiano nulla? Una bella domanda, grazie, me la caverò con qualche battuta. È chiaro che noi dobbiamo pensare che la via maestra dovrebbe essere quella del cambiamento politico, ma se poi il cambiamento politico non c'è, dobbiamo cercare di arrangiarci.
e quello che lei ha indicato è una strada praticabile secondo me, soprattutto se questa scontistica potesse circolare come moneta, cioè essere accettata da altri soggetti per effettuare degli scambi. In quel senso sicuramente sì. Vai. La cosa velocissima, sì. Ce ne sono altre? Magari le raccogliamo. Ultima domanda, ultima domanda sul MES, qualche chiarimento visto che siamo in tema e in clima. C'è l'articolo, ah no, no, sullo stato, no, sulla stato scritto, ma su questa moneta che stiamo parlando attualmente, secondo lei, no? Supponendo il fatto che si arrivasse anche a inserirla, quali vede, diciamo, i nemici e perché non vuole, perché adesso non la applicano, e soprattutto quali sono, diciamo, i nemici di questa cosa qua? Perché se noi, come lei ci diceva, arriviamo, ha fatto 1000 il fabbisogno dello Stato, ne manca 50, ho capito la domanda. Chi potrebbe osteggiare questa cosa e perché? Vabbè, il primo nemico è l'ignoranza e quindi siamo schiavi per colpa nostra, perché siamo ignoranti. Non varrà per tutti, ma vale per una grandissima parte della popolazione, e vale anche per la classe politica, e vale anche per la classe dirigente, perché delle volte gli spieghi queste cose, ti dicono di no, poi ti dicono di no, poi ti dicono mai convinto. Perché non ti sei documentato prima? Questa è la prima cosa. Poi ci sono degli interessi contro il fatto che l'Italia rialzi la testa, sia a livello geopolitico, come fu ai tempi di Moro, e quella è la ragione più profonda del rapimento e dell'uccisione di Moro, è stata l'eccessiva importanza detta dei grandi attori mediterranei ed extramediterranei dell'Italia stessa, che non era, era una cosa sfuggita di controllo sostanzialmente, perché il nostro miracolo economico aveva avuto anche questo effetto di farci crescere, ma nelle sue caratteristiche, pensate all'epopea di Mattei, a farci avere un'importanza diversa. Moro fece un accordo con i palestinesi che, diciamo, ancora valido, che in qualche modo, diciamo, la corna, ci ha preservato dal terrorismo che hanno subito Belgio, Francia, Inghilterra, eccetera, eccetera. E quindi queste sono le ragioni. Poi a livello interno è chiaro che chi è ricco in euro, per adesso semplicizzo in modo banale, chi è ricco in euro non ha interesse che qualcun altro abbia una valvola di sfogo attraverso una maggiore spesa pubblica, peraltro finanziata non a debito. Questi sono dei tre ragioni per cui sta cosa si fatica a farla entrare. Lo stesso Borghi ha proposto i mini bot, che sono una ragionevole approssimazione di quello che stiamo dicendo, però poi l'hanno stoppato, capito? Però mi ha detto che tornerà alla carica appena possibile. Prego, l'ultima domanda. Ma la domanda era, visto che in questo momento... No, prendi il microfono, vieni qua. Ah, pensavo che la voce passasse. Non è una domanda specifica, e visto che in questo momento se ne sta parlando e i media ne fanno uno scempio, non si approfondisce seriamente, se aveva qualcosa da dire. Ah, sul MES? Sul MES, sì, sì, so che è fuori tema, però siccome è una cosa che, diciamo, incombe, volevo, se possibile. In generale il MES è uno strumento assolutamente inutile per chi non ne abbia bisogno e quindi deve pagare per non averlo, e io ci metto l'Italia, poi spiegherò perché, ed è fortemente dannoso per chi ne dovesse avere bisogno e ne dovesse subire le conseguenze, che sono due: il fatto che praticamente ottieni questi prestiti ma vieni commissariato, e dall'altra parte tutta la tematica ruota attorno alla ristrutturazione del debito, di cui si discute se debba riguardare le specifiche, nel caso del debito pubblico, le specifiche categorie di titoli, quindi una riduzione del credito, quindi della gente che li ha comprati o delle grandi società che li hanno comprati, che è una cosa
negativa per i mercati stessi, oppure se deve essere indifferenziato ancora peggio, perché poi finirà che ci toglieranno dei soldi, ci toglierebbero dei soldi anche dai depositi e dai conti correnti. Quindi è una roba infernale il MES, veramente. E dunque, primo, perché, ripeto, è insensato nella sua funzionalità, perché se tu devi aiutare chi è in difficoltà e non riuscire a vendere più i titoli del proprio debito pubblico significa essere in difficoltà, delle due l'una: o c'è un'Unione Europea e allora aiuti questo disgraziato, oppure c'è la disunione europea e allora è un altro film. Per esempio, per non sapere affrontare i 300 miliardi del debito pubblico greco si sperperavano in borsa 3.000 miliardi, quindi voglio dire, bastava un decimo di quello che si stava perdendo in borsa per tutta questa storia della Grecia che usciva dall'euro e si risolveva il problema senza bisogno di scomodare un meccanismo del genere, che è costoso per chi non ne ha bisogno ed è pericoloso per chi ne ha bisogno. L'Italia non dovrebbe averne bisogno, perché alle nostre aste abbiamo sempre avuto più domanda che offerta, quindi perché dobbiamo essere detti in default? Sono tutte sciocchezze, tutta propaganda, giornalisti che ripetono le stesse litanie come ai tempi delle partecipazioni statali, poi alla fine quantisticamente ottieni il risultato che paventi. Questo è questa firma che si paventa. Infine un aspetto molto importante, e cioè che lì si parla di depenalizzazione, cioè di non perseguibilità per i reati commessi da coloro che fanno parte del MES. Questa è una cosa fuori dalla nostra civiltà giuridica, perché tu puoi depenalizzare un reato e specifichi qual è il reato che viene depenalizzato o viene abrogato, benissimo, no? Tipo, ma non puoi coprire tutto il meccanismo, infrangere il principio fondamentale che tutti sono uguali davanti alla legge, almeno a livello teorico, perché sennò torniamo al princeps legibus solutus. Allora, chi è il principe? Il principe è quello che non deve rispettare le leggi, tutt'al più le fa. Da quello dovremmo rifugire, invece stiamo tornando indietro, ma è la disunione europea che va indietro, non noi. La nostra società sta avanzando anche culturalmente, perché oggi c'è molta più gente consapevole di quella che ci fosse 20 o 30 anni fa, ve lo posso assicurare. Io una riunione del genere, ci venivano due persone, era un successone. Oggi qui abbiamo riempito una piccola sala, perché dipende dalle forze in campo, eccetera, ma io ho fatto riunioni da cominciare dai tempi di Barnard per continuare a quelli di Sarno con migliaia e migliaia di persone. Poi non hanno combinato niente loro, avendo ovviamente a Roma, diciamo, chi c'è il pane non c'è i denti, chi c'è i denti non c'è il pane, ma questo adesso è un discorso che andremo veramente fuori cosa. La firma la metteranno sicuramente e si impegneranno che per le generazioni future non si possa fare marcia indietro e cose di questo tipo, ma si stanno preparando però uno scontro di altro tipo, di altro genere. Ma l'idea della von der Leyen, che siccome non ha avuto la maggioranza che sperava e quindi gli altri sono nemici e distruggeremo tutti i sovranisti, non è un esempio di civiltà, perché se tu sei presidente di un'istituzione rappresenti anche la minoranza, non è che puoi schiacciare la minoranza in nome della maggioranza, perché questo non ha capito niente della democrazia la von der Leyen. Grazie. Allora, per concludere, innanzitutto ringrazio Nino, ringrazio voi, ci sono per la qualità delle domande, perché questi dibattiti a volte, invece questa volta penso anche, insomma, è stato un dibattito veramente molto interessante e centrato. Io faccio un piccolo appello proprio, adesso c'è anche il tema di Liberia Monetaria, la campagna di chiesa del contante, però con Dino lo sa, sono 10 anni che stiamo cercando di lanciare, oggi appunto, come si diceva, è la narrazione quello che conta, cioè il problema è la disinformazione, ci colpiscono con delle psicobombe. Censura, no, è diverso. No, ma non solo la censura, la psicobomba va oltre. Una cosa non esclude l'altra. Censura, ma anche proprio il fatto che tu sei
colpevole, sei evasore, sei cattivo, sei vitaglietta, sei sovranista, sei, ecco, e se solo pensi, se pensi che, allora, e c'è pochissima consapevolezza, certe informazioni sono difficili da far girare perché c'è tutto un apparato mainstream che va contro questa cosa. Allora, ha comprato tutto Fubini, perché il direttore del Corriere della Sera è un uomo di solo. Infatti, non è tutto non abbiamo, non chiamiamoli giornalisti, infatti, sono criminali assunti per mentire. Ma lo dico perché io ho cominciato dalla gavetta, adesso mi metterò a fare lo zappatore. Quindi per concludere poi chiacchieriamo, l'appello è veramente a studiare, perché oggi come oggi, visto che stiamo andando proprio come civiltà verso una civiltà in cui la democrazia dovrebbe avere tutto il genere umano come sovrano, questa è una cosa, però il sovrano deve studiare, quindi se noi vogliamo, invece di aspettare che arriva un politico in Parlamento illuminato che capirà quello che era, perché non arriva questo, dobbiamo essere noi, ma non in quanto aspiranti politici che vanno in Parlamento, ma in quanto costruttori di un tessuto sociale consapevole di queste tematiche. È un lavoro, cioè è un lavoro da partigiani, è un lavoro che è come andare in collina con le armi che non sono armi violente, ma sono liberi, sono informazioni, dati, punti di vista. L'appello è facciamolo, perché se no, perché la nuova civiltà, la svolta che va verso lo Stato che si ripete democraticamente, non avviene naturalmente, avviene se ci sono delle intenzioni umane che alimentano questo processo, che è un processo molto faticoso. Io dal 2000, io fino al 2000 non ho mai immaginato di mettermi a fare cose di economia, io sono una formazione di tipo scientifico, mi occupo di informatica, certo faccio parte del Partito Umanista, però mai avrei immaginato. Mi sono reso conto che se la moneta è Dio, devo studiare la moneta, perché se no non posso sconfiggere il nemico, non posso, e quindi dobbiamo... E sono temi che possono sembrare noiosi, poi ci sono personaggi come Nino che li rendono anche, cioè, un po' più tridimensionali, ecco, che non è soltanto mettermi a studiare la ragioneria dello Stato. Però l'appello è veramente a diventare tutti protagonisti di questo fenomeno, organizzare eventi di condominio, non lo so, invitare gli amici, guardare dei video insieme in famiglia. C'è una letteratura ormai, una quantità di video su internet. Vi faccio un esempio. Nel 2014 il Partito Umanista ha fatto un workshop che si chiama La guerra dell'euro, in cui più o meno dicevamo queste cose qua. Ecco. Quindi ormai c'è un'accumulazione storica, però come diceva Nino, un'altra cosa interessante è che veramente 6-7 anni fa eravamo proprio dei marziani. Oggi comincia a parlare di questi temi e ecco, ci sono alcuni partiti in cui sono alcuni infiltrati che stanno da tutte le parti, perché alcuni sono più espliciti, altri sono più nell'ombra. Però cioè la partita, io lo dico, cioè, il Partito Umanista è un partito omeopatico, cioè nel senso che non è che non aspiriamo al... però tramandiamo questa immagine, perché pensiamo che le immagini possono essere le cose che cambiano, però le immagini si devono diffondere, e per diffondere bisogna faticare. Quindi questo è l'appello. Vi ringrazio e comprate il libro che è molto bello.